Salve a tutti ragazzi e bentornati nel show, siamo tornati su TikTok. Ragazzi, oggi vi do un turno di riposo. Se avete visto tutti gli altri video, sapete che ultimamente sono entrato nel mondo di TikTok per colpa vostra. Però oggi mi voglio riposare. Tra l'altro oggi sto pure solo a casa e quindi ragazzi bisogna sfruttare questi momenti. Vedete, è tutto connesso. Io ho iniziato a scoprire TikTok perché è nata tele, ma quando è nata tele non dormo più. E quindi ragazzi ho bisogno di rilassarmi. E quindi ragazzi oggi torniamo con una prova a non godere, dire wow, non lo so. L'importante è che sia rilassante, soddisfacente. Ho pensato ragazzi che forse TikTok da sto punto di vista ci può regalare qualcosa. E soprattutto magari, signori di TikTok, visto che non mi è uscito mai neanche un video di calcio, magari così vedendomi la roba un po' più tranquilla, cioè il mio TikTok non sarà solamente chiappe, zin e culi. Qual è il problema? È che io il dubbio che non siano tutte maggiorenni ce l'ho. Quindi ragazzi, col vostro benestare, io andrei su Scopri e scriverei Satisfying. Vai, boom. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un ti piace perché questo è un ritorno di un vecchio format che facevamo diverso tempo fa. Più TikTok, ma soprattutto più il caffè. A posto, ragazzi, cioè, voglio dire, che altro manca? Le chiappe? Iniziamo. Vedete questo? Oh, guarda come si vede bene. Oh sì. Oh, aspetta, ma io ogni volta mi devo fermare qua. Guarda questo. Ragazzi, questi sono quei video che metti per addormentarti, eh. Pure SMR, fammi sentire. Se questo video supererà 50.000 mi piace, vi porto insieme a me a gustarvi i video ASMR che guardo io. Però andiamo a rilassarci. Che è qua? Oddio, che è un cucchiaino di plastica? Certo, oh, oh, fermatelo. No, guarda lì, sparisce, se ne va. Vabbè ragazzi, guarda. Sta attento però che questo gli parte pure il dito, Ma guarda che benessere. Oh, che cos'è? Oddio, guarda come l'ha spadellato, ragazzi, ho avuto il brividino dietro la schiena. Come ha spadellato? Ah, ragazzi, ho avuto il brividino. Oh, oh. Che cazzarola sta a fa? Ah, sta spellando. È la vernice che sta... Oh, ragazzi, io non so voi, c'ho avuto il brividino di nuovo. Ma com'è possibile? Questa è tipo la vernice che si è seccata. Ma che spettacolo. Un'accetta, una mini accetta. Non so che cos'è questo frutto, che è l'aloe? L'aloe vera? Sì, mi sa che è l'aloe. Guarda che strambo. E quindi? Ah. Non so se mi piace o se sono preoccupato. Ah, così. Ah, ma l'avevo vista una cosa del genere, è vero ragazzi, diventa tipo sborricchia. Guarda che sta a fare questa. E diventa un... Sborricchia. Ah, oddio, questo è fantastico. Questo è fantastico ragazzi. Questa sarebbe l'acqua che, vabbè, per mille motivi rimane in superficie. Però quelle scarpe bianche, sai che fine fanno ragazzi? Non so se è soddisfacente, preoccupante o stranissimo. Che magia è questa? Ah, è fatta al PC. Ah, la pallina bruciante. No, la pallina bollente. Come si chiamava? L'abbiamo già fatto questo video tempo fa, ragazzi. Però è bello che ogni tanto qualcuno ripropone i grandi classici. Vediamo se buca. Secondo me al terzo non ci arriva. Infatti non ci è arrivato, manca al secondo. Troppa resistenza, la viscosità del liquido. Ha fermato la palla. No, non si rompe. Lo sapevo, non si rompe. Ah no, aspetta, mo si rompe. Sì, l'avevo già visto questo video, ragazzi. Cioè, del tipo, oh, guardate quanto è resistente il mio vetro. Poi gli tira il martellone d'oro, spam, e spacca tutto. Ok, come tagliare la frutta, la verdura in questo caso? Scusate, ragazzi, ma non so il passo. Cosa? Che cosa? Ma pensavo fosse un peperone. Dice, ah sì, taglia il peperone sott'acqua, chissà che succede. Ma no, è fake, dai, per forza, dai. È fake. Lo scotch. Brrr.
Bello così. È andata. Che sta a fa? Oh, oh. Perché? Devo dire, mi ha messo un po' d'ansia più che rilassarmi. Ma raga, ma qua ci stanno proprio degli artisti. Oddio. Oh, 3 giorni. Oddio, lo yogurt. Questo è tipo il fruttolo. Faceva schifissimo, ragazzi, da bambino. Infatti a me lo yogurt non piace perché mia madre mi dava il fruttolo da bambino. Ma guarda che schifo, dopo 20 giorni è diventato solido. Una lastra di schifo. Guarda, ah, che schifo, ma questo è un canale che fa questo? Tipo, vediamo un po' la verdura. Ah, un'altra roba che non mangio, forse dovrei. Un giorno, due, beh, si perde l'acqua, no? Vrum, 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 guarda, 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 guarda. Vedete, ragazzi, come la verdura fa male? Immaginate la verdura 35 giorni nel vostro stomaco. Diventa così, diventa così. Oddio, ragazzi, gli ultimi non è che mi stiano proprio molto rilassando. O i funghi? Capirai, i funghi sotto olio. Oh, ma ho preso tutta roba che non mi piace, ma è possibile? Ah, un po' muffiti, eh? Vabbè, a parte che i funghi stessi dovrebbero essere muffa, no? Cioè, muffa eri e muffa tornerai. Guarda, 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 guarda. È sotto? Eh no, gira, mo li giri, infatti. Si biodegrada. Che roba, ragazzi, è la natura. Magna, vatta a fare una pizza, mo. andiamo avanti. Chi è? Oh, oh. Ma che è sta magia? Cosa cacchio è questa magia? No, raga, queste sono magie. Questo è un pornazzo. Forse è un pornazzo. Ho visto un pornazzo iniziare così. Ah, è così che i pennarelli... Eh? Ah, è così che funzionano i pennarelli. Oh, oddio. Sporco tutto. O è fatto al PC? Oddio, raga, non riesco a capire se è fatto al PC. Però non mi ha rilassato. È tornato lui, attenzione, la Coca-Cola. Dopo 3 mesi. No, che 3 mesi, mi sono inventato. No, io ho fatto il video. Lo ricordate, ragazzi? Il cibo 3 mesi nella Coca-Cola. Andatelo a recuperare, ve lo metto qui sopra. Una roba incredibile. Vabbè, perde l'aria e rimane solo lo zucchero. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto 1 miliardo di esperimenti con Coca-Cola. Ormai non ci stupisce niente. No, vabbè, no, guarda, allora, vi dico una cosa. Non mi soddisfa vedere questo che pulisce la grata, perché va a fancina. Ma che schifo è? Ma chi è che va a mangiare a sto ristorante? E non è neanche soddisfacente, sinceramente. Con l'acido muriatico deve pulire la qua sta roba. Brividino! Ragazzi, scrivetemi nei commenti in che minuto avete avuto il brividino, se ce l'avete avuto. Io qua brividino. E fai la paperella di ghiaccio. Vabbè, questo sta nel 3000, dai. No. Che è ghiaccio? Che cos'è? Con la pellicola. Mamma mia, guarda che bella sta che precisione. Ecco, l'ho bruciato, però. Che bello. Lo faccio io, ragazzi. Rigo tutte le finestre. Arriva la SWAT. Ai ai ai, ecco, ragazzi. Ma questa non è una cosa cioè, sì, è soddisfacente, però non mi pare molto precisa come scelta. Ma perché? Ma usa la macchinetta. Pure quella sta con le mani in testa. Dice, ma che sta a fare? Sta a fare lo spezzatino con i capelli. Ma invece di andare al parrucchiere, ragazzi, questa qui è andata da cosa? Dal macellaio. O sì. Bello, preciso. Devo farlo st'estate. La carta? Ah, disegna sulla carta i cerchi, è vero, l'abbiamo già visto, mi sa, in passato. Guardate che spettacolo, raga. Che spettacolo. Sì. Ragazzi, non so perché, ma ho l'idea che questi qui per fare sto video ci abbiano messo tipo 100 anni ogni volta. Sì, vabbè. Oh. Se non fosse che ho pensato agli occhi veri,
Oddio, raga, oddio. Oddio, la pressa, quanti ricordi. No, no, però gli occhi no, no, gli occhi no. Spero, ragazzi, che voi abbiate goduto. Io sicuramente mi sono un po' rilassato, sì, sì. Considerando che non dormo praticamente da più di un mese, però... Si vede? Si vede. Ragazzi, io vi do appuntamento ai prossimi video. Mi è piaciuto un sacco fare sta cosa. Con TikTok si possono fare un sacco di cose. Suggeritemele sotto nei commenti. Fatemi sapere se avete avuto il brividino. Appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da me, Shosha. Alla prossima, ciao, ragazzi. Ciao!